Adesso passiamo a quest'altra scala che è più grande e vediamo che muovendo la manopola un pochino più rapidamente generiamo queste correnti. Se io voglio mu muovere la manopola ancora più rapidamente, devo passare una scala ancora più grande, questa è da 10 mA, prendo quest'altra da 150 mA. E adesso io posso generare grandi variazioni di corrente nel primario, come si vede, e genero anche in questo modo delle correnti intense, delle differenze di potenziale intense nel secondario. Ricordiamo, quando io aumento la corrente, l'ago va a sinistra, quando io diminuisco la corrente, l'ago va a destra.